Abbiamo dei dubbi. Innanzitutto sono belle dichiarazioni di intenti, per esempio che vanno sulla riduzione dell'IMU, la revisione del patto di stabilità, la riduzione delle tasse a carico di famiglie e imprese, temi sui quali noi abbiamo sempre posto l'attenzione. Però ci chiediamo dove poi possa recuperare effettivamente le risorse. Un punto per noi assolutamente fondamentale, e questo spiega l'astensione e non il voto contro, è quello che riguarda un'apertura sulle riforme. Enrico Letta ha proposto l'istituzione di una convenzione della durata di 18 mesi che ha proprio il compito di occuparsi della riforma costituzionale, sul quale noi vogliamo essere parte, non tanto magari nella composizione della commissione, ma parte attiva nella proporre queste riforme che sono assolutamente necessarie per il Paese, l'unica chance di salvezza che il Paese ha, noi lo diciamo da sempre, e cioè l'ammodernamento della struttura dell'apparato statale, della forma di governo in un'ottica federalista. È un discorso anche di una certa comunque levatura, ha tenuto presente alcune problematiche che sicuramente condividiamo, perché vi sono moltissimi problemi nel nostro Stato e che dovranno essere anche affrontati, soltanto che l'impostazione che è stata data non ci ha convinto e ha lasciato decisamente una perplessità. Ci sono molti nodi da sciogliere e soprattutto alcuni temi che non sono stati, a questo punto sono state offerte delle pseudo soluzioni che non ci convincono. La problematica del nord, la questione settentrionale, non è affrontata come noi riteniamo che debba essere affrontata. Ma molto, chiamiamola l'antica democristiana, in questo senso ha cercato di dare una risposta un po' a tutti, di tenere da conto un po' qualcosa delle critiche di tutti, ma questo è quello che poi ci lascia perplessi, perché in se stesso ci sono delle contraddizioni di fondo che anche se il governo non vuole, se anche Letta non vuole, comunque emergono. Vale l'esempio della ministra per l'integrazione che ha avuto questa uscita sulla priorità del ius solis, quindi praticamente il diritto di voto agli stranieri. E qui viene da porsi la domanda: come può essere il diritto di voto agli stranieri oggi una priorità quando l'economia è in affanno, quando le imprese non riescono ad arrivare a fine mese e quando certamente la gente ha bisogno di avere una solidità a partire dal lavoro? Ci siamo astenuti proprio in virtù di quello che dicevo, che ci sono dei punti, quale il federalismo fiscale, che fa parte del nostro DNA. Se avremo risposte chiare da questo punto di vista, abbiamo dichiarato che parteciperemo anche in maniera propositiva all'estensione di tutti i provvedimenti che dovranno arrivare in aula per favorire la ripartenza di questo federalismo fiscale che è stato affossato proprio dal partito di Letta, perché se nel 2005 avessero poi di conseguenza nel 2006 col governo Prodi seguito le indicazioni che erano state date dalla Lega sulla devolution e quant'altro, forse oggi il Paese sarebbe in un'altra condizione, come sarebbe in un'altra condizione sulla questione dell'IMU. Si sono riempiti la bocca tutti quanti in questi due giorni sulla questione dell'IMU. Io ricordo ai telespettatori che l'IMU è il frutto del governo Monti, sostenuto da PD e PDL, che hanno creato la storia dell'IMU, IMU contro la quale la Lega si è sempre opposto e ha votato contrario a Camera e al Senato. Ma un commento: diciamo che in questo momento noi come Lega abbiamo espresso la nostra astensione perché, come ha detto giustamente il nostro capogruppo, una parte di quello che è stato proposto in Enrico Letta sembra un pochettino il libro dei sogni, sembra un po' un collante per tenere insieme tutta una maggioranza che fino a qualche giorno fa sembrava improponibile. C'è una piccola apertura sulla parte relativa alle riforme. Noi andremo a lavorare proprio su quello, su tutta quella parte di programmi che potranno essere a beneficio delle popolazioni del nord, di coloro che ci hanno dato il voto, di chi ci hanno dato la fiducia e che si aspettano tanto dal gruppo della Lega al Senato. Quindi grazie a questa piccola apertura abbiamo deciso di astenerci rispetto al programma a questo programma di governo. Però ci sono anche tante ombre, tra queste un libro dei sogni, no? Ha parlato per esempio di sospensione del pagamento dell'IMU, ecco, questo non vorremmo che fosse semplicemente un rinvio a dicembre. Ha parlato anche di non aumento dell'IVA, con quali soldi non l'ha detto.
e tra le ombre il silenzio totale e assoluto sul riconoscimento della macro regione e sul fatto che alle regioni deve rimanere il 75% delle tasse versate, ed è per questo motivo che il nostro gruppo ha deciso di astenersi, quindi un'apertura di credito ma anche mano libera per diciamo criticare quei provvedimenti che vanno contro l'interesse del Nord. E noi siamo molto preoccupati per il fatto che, per esempio, su provvedimenti come IMU, come il non aumento dell'IVA, si venga ancora a pescare presso la gallina dalle uova d'oro, che è la regione, che è il Nord, insomma.